Quindi praticamente tu sei il terminale di una storia generazionale dei commercianti di Arezzo. Diciamo di sì, io sono allora, colui che continua. Partiamo da sì, colui che continua. Che ha continuato un negozio storico qui ad Arezzo, grazie anche alla cittadinanza aretina, che ci ha voluto sempre bene e spero che ci vorrà sempre bene. È il Grilli, al Canto dei Bacci, nel corso di Arezzo, dal 1895, pensate, questo signore che morì. Lui è morto nel 2009, mio nonno. Il vecchio Grilli morì nel 1964. Allora, nel 64 morì il vecchio Grilli. Prese la figlia questo che negozio. Sposò il fratello di mio nonno e dopo venne mio nonno e dopo sono venuto. Quindi io. Quindi te per eredità non hai pagato un cazzo d'avviamento. Sono per amore e per l'importanza dei nonni. Però hai mantenuto, e la fortuna. È quello che mi piace, sì. La tradizione del bazar. La tradizione del bazar non esistono perché più. Dal Grilli si trova tutto, quantomeno mi è sempre stato insegnato che se non si trova qualcosa ti diciamo dove andare, perché non siamo gelosi. Non c'è né l'invidia né la gelosia. Esatto, esatto. Allora, questo è proprio uno dei più vecchi negozi aretini. Diciamo dopo Cecconi. In un mondo dove c'è ormai il franchising ha preso sopravvento. Sopravvento, capito? Trovi dalla nappina della tenda alla rete al tendaggio si monta zanzariere, montiamo scorrimano, montiamo quindi fate anche veneziane e ovviamente garantiamo i nostri prodotti, cioè tutta roba. Chiaramente c'è anche roba di importazione, ma quando parliamo di ditte come Porro, come Mottura, come ma tu come ti chiami? Giovanni Redi. No, di cognome Redi, non Grilli. No, Redi, perché Redi? Mia mamma era una Rupi e veniva dal ramo. Scusa, la tua mamma era una Redi, sì. Una Rupi. Sì. E sposa Redi. E Grilli? E i Grilli sono venuti dopo, perché una Grilli ha sposato un Rupi. Senti che lavoro. L'essenziale. Tra Grilli ci sentendo. Ci sentendo. L'essenziale è sapere che ancora sono qui. Pensate, dal 1895 sembra parlare dell'antica Roma, con la stessa capacità di accontentare gli aretini e ringraziarli soprattutto, perché se non c'erano loro, grazie, non ci saranno. Grazie a te. Grazie a voi.